Benvenuti a Gran Caffè Cambrinus. Io sono Michele Sergio e ci troviamo qui in questo storico locale perché ho intenzione di farvi vedere come si preparano i caffè napoletani qui nei bar e poi nelle vostre case. Vi spiegherò come si fanno i caffè speciali, i caffè classici e le ultime novità. Siamo qui in compagnia del maestro Giovanni Fummo. Buongiorno. Che ci farà vedere come si fa il vero caffè espresso napoletano. Prego, maestro. Innanzitutto si stacca il gruppo dalla macchina. La posa esausta va tolta battendo il gruppo sul cilindro e sversandola nel bidoncino. Si porta il gruppo al macinino e si carica con due scatti. Si inserisce il gruppo nel poco spazio senza stringere troppo. Si abbassa la leva, si prendono due tazzine, si poggia sulla griglia, si alzano le braccia della macchina e come vedete il caffè incomincia a scendere lentamente. Ricordiamo che per avere un buon caffè devono decorrere 30 secondi. Ecco, il caffè è pronto. Il caffè può essere preparato in vari modi, classico o anche macchiato o schiumato, come si preferisce. In questo caso è schiumato. Questi invece sono i caffè classici napoletani. Ecco il vero caffè napoletano. Si dovrebbe bere senza zucchero perché è una bevanda naturalmente amara. Prima però di gustarlo ci si pulisce la bocca con un bel bicchiere della nostra acqua di Napoli. Ci credereste che questo caffè lo potete realizzare nelle vostre case? Vi stupirò, andiamo. Ah, eccoci qui a casa. Adesso proviamo a fare il caffè napoletano nelle nostre case. Principalmente nelle case è molto diffuso questa tecnica, la moka. Poi noi, dopo aver visto come si fa con la moka, proveremo a farlo anche con la macchinetta delle cialdine e la macchinetta con il caffè in capsule. La moka si compone principalmente in tre parti: la caldaia, dove si mette l'acqua, il filtro, dove si poggia il caffè, e infine il raccoglitore, dove da questa boccuccia uscirà il caffè. L'acqua che deve essere fresca e mai calda, possibilmente povera di calcare, o in alternativa magari va bene anche l'acqua della bottiglia. Va messa fine alla valvola di sicurezza. Possibilmente io consiglio di mettere un cucchiaino di caffè in questo modo nell'acqua. In questo modo il caffè diventerà certamente più denso. Il caffè poi va messo nel filtro, così va messo il filtro qua. E quando si mette il caffè nella moka bisogna metterla delicatamente. Non va pressato il caffè. Ricordate di pulire la guarnizione, magari leggermente con il dito, per evitare che possa fuoriuscire l'acqua. Stringete bene la caffettiera, poi per evitare di far uscire l'acqua in ebollizione dai lati della caffettiera. Adesso si mette la caffettiera sul fornello, in questo modo, possibilmente a fuoco lento. Io consiglio di monitorare sempre la caffettiera quando sta sul fuoco, magari aprendo anche il coperchio per evitare l'addensarsi di vapori nel raccoglitore. Ecco qua, il caffè è pronto finalmente. Molti consigliano di versare il caffè in un brichetto. Io consiglio di versarlo direttamente nella tazzina. In questo modo il caffè rimarrà caldo, perché il caffè è una bevanda chiaramente che si beve calda. Ecco il nostro caffè napoletano. Adesso vi spiegherò come si serve agli ospiti e agli amici. Non dimenticate di servire vicino al caffè un bicchiere d'acqua e una scelta assortita di zucchero. Molto diffuse nelle case italiane e napoletane sono queste macchinette. Questa è la macchinetta per realizzare il caffè con le cialdine. Quest'altra invece, di nuova concezione, è la macchinetta per capsule. Il procedimento è molto semplice. Questa macchinetta al suo interno ha una vaschetta di acqua e c'è un meccanismo che ricorda molto quello dei bar napoletani, dove il caffè fuoriesce tipo caffè espresso. Fate scendere l'acqua prima di inserire la cialdina nel loro spazio. Se voi vedete,
l'acqua non esce limpidissima, è un po' sporca. È stato fatto precedentemente un caffè. In questo modo l'acqua si riscalda e si pulisce. E infatti vedete che adesso l'acqua è limpida e si può preparare il caffè. Procediamo a preparare il caffè. Aprite delicatamente la busta per evitare che non si rompa all'interno la cialdina. Aprite, inserite. A questo punto, quando la macchinetta è pronta, quando vedete questa macchinetta porta la spia, fate uscire il caffè. Ecco il caffè espresso preparato con la macchina per le cialdine. Questa invece è la capsula, si inserisce in questo modo. Chiaramente ogni macchinetta ha un procedimento diverso. Inserire la tazzina. Prima di mettere la tazzina ho fatto scendere un po' d'acqua. In questo modo riusciremo sempre a mantenere alta la temperatura dell'acqua, perché l'acqua che passa per il filtro contenente il caffè in questo modo riuscirà a sciogliere il caffè contenendo lo stesso. In attesa del prossimo tutorial, mi gusto un bel caffè. Arrivederci.